Vabbè. È un po' confuso. No, diventa la confusione perché gli spunti sono molti. Cioè, il primo che mi viene in mente è che appunto l'altro giorno in una lezione universitaria si parlava di omosessualità e c'era una figura, diciamo, tecnica, uno psichiatra che diceva che l'orientamento sessuale di per sé non costituisce motivo di disturbi psichici. Nel caso in cui una persona scelga, quello che probabilmente crea più disturbi di personalità, sosteneva, ma cioè avallato poi da un dibattito molto più serio di come lo racconto io, è il fatto di non decidere. Cioè, per esempio, appunto in fase adolescenziale, in fase più avanzata della vita, non decidere poi l'orientamento omosessuale o eterosessuale. Quindi, partendo da questo, cioè è una piccola dimostrazione di come la dialettica maschile e femminile, più che appunto nell'eterosessuale omosessuale, che ormai è anche una cosa che va incontro a un riconoscimento istituzionale con tutte le difficoltà e le problematicità del caso, forse la sfida più ardua spesso è anche poter affermare che questa non decisione, che questa cosa è una possibilità e non è un disturbo da superare in adolescenza, non è una cosa che poi produce problemi di personalità. Quindi il mio primo stimolo è come poter tradurre questo in un'agenda, cioè di notte, anche di pratica politica, cioè il fatto che uno possa decidere appunto di non dover incanalarsi in questi binari, ma di affermare la sessualità come una possibilità che poi appunto può includere uomini, donne e quello che uno vuole. L'altra cosa che, cioè, nel senso, quando si parla di sessualità, e lo diceva Renato bene, il fatto di chiamare in causa l'altro corrispondente, no? Che è un po' quello che succede quando si parla di femminilità, ma anche tutti gli studi sulla negritudine, no? Poi, cioè, chiamavano in causa la whiteness, cioè il punto di vista che rimane lì, è occulto, si sa che c'è ma non si mette mai in discussione, no? E cioè, questo secondo me la dice lunga sul fatto che la sessualità è una cosa che investe tanti dispositivi della società, oltre al genere e oltre alla dicotomia uomo-donna. Non a caso tanti studi sul nazionalismo, per esempio, sottolineano quanto di sessuale ci sia nella costruzione del nazionale, no? Quindi tutti questi intrecci, appunto il genere e la possibilità di leggere la sessualità dentro dei dispositivi più ampi dell'essere uomo o donna, ma anche del fatto di viversi fin dall'infanzia la costruzione di uno stato nazionale, dell'idea di nazione che è donna, che è terra madre, cioè tutto l'immaginario che chiama in causa. Cosa possono dire secondo voi in generale, ma cioè anche alle pratiche di lotta, cioè al movimento, alle possibilità di riuscire a intrecciare cose che spesso a volte non comunicano davvero appieno nelle pratiche di movimento, insomma. Penso che tu hai già aperto, diciamo, il campo, insomma, abbastanza bene, insomma, su quanto appunto queste categorie non sono monodimensionali e quindi non possono essere appiattite, cioè non possiamo pensare il genere solo dentro un discorso appunto della sessualità, ma dobbiamo pensarlo come multiplanare, quindi attraversato da tutte le altre assi di identificazione, no? Che sono di classe, sociali, culturali, eccetera, eccetera. E questa è una cosa appunto che è propriamente dentro agli studi queer, no? È uno degli incroci. Sul tema delle pratiche politiche ti posso dire che, ad esempio, quel tentativo che stiamo facendo noi adesso in altri ambiti più allargati, diciamo, stiamo promuovendo questo seminario, questo workshop in vista dell'Euro Pride, stiamo facendo proprio una riflessione sulle democrazie sessuali, proprio ragionando su come dentro a un concetto di democrazia sono entrate tutta una serie di istanze che venivano originariamente avanzate dal movimento femminista, dal movimento gay, lesbico, trans, in molti paesi, diciamo, dell'Occidente, non so come dire, e non solo, e come però dentro a questo discorso delle democrazie sessuali si agiscano poi una serie di soglie di inclusione ed esclusione, per le quali tu puoi trovarti con il test in Germania che ha l'immigrato dai paesi arabi, pone la questione, ma il ruolo della donna, ma l'omosessualità, come, presentandola come un pacchetto incluso nell'identità europea o tedesca o nazionale, di quanto questo processo di ricostruzione nazionale può arrivare ad includere le soggettività minoritarie, ma in una funzione razzista ed escludente verso gli altri, sui quali viene riproiettato, diciamo, il sessismo e l'omofobia. Questa è un'operazione che è ampiamente in corso
soprattutto in Europa. In Italia si svolge appunto che noi definiamo democrazia sessuale fantasma, proprio perché non può ancora rivendicarsi il fatto di aver dato cittadinanza alle donne, a gay, lesbiche e trans, perché non l'ha fatto, o poco, o comunque in forme abbastanza ancora precarie, e quindi comunque rischia di giocarsi comunque questa retorica dell'inclusione in una funzione antislamica o in una funzione comunque anti-immigrato. Questo mi sembra abbastanza evidente anche nella quotidianità, no? Nel come tutto il tema dell'identità italiana o padana o quant'altro viene continuamente ricostruito, includendo le nostre, anche al limite la frocia bianca, ecco, diciamo così, purché bianca, cioè purché comunque autoctona. E questo è molto problematico, cioè è esattamente il nostro scarto di lotta politica in questo momento. Non dimentichiamo che, non so, con questo governo si è fatta ad esempio la prima campagna contro l'omofobia, ma una campagna che invita sostanzialmente a considerare irrilevante l'orientamento sessuale e a non essere tu il diverso, che secondo me è una cosa totalmente antieducativa, non so, cioè non, l'ultima cosa che mi verrebbe da dire in una campagna anti-omofobia è non essere tu il diverso, no, perché stigmatizza la diversità comunque come una posizione di indesiderabile in qualche modo, laddove la diversità potrebbe anche essere desiderabile o essere comunque qualcosa che io mi rivendico, no? E inoltre non dimentichiamo quanto l'emergenza studi, l'emergenza omofobia negli ultimi 3-4 anni sono state gestite in termini securitari, no? E quindi quanto tutto un discorso invece appunto istituzionale, nazionale, ricostruisce continuamente un'identità giocando in chiave razzista le nostre soggettività. Questa è una cosa a cui noi stiamo in questo momento, negli ultimi anni, proprio cercando di mettere a fuoco per proprio agire delle pratiche di sottrazione totale rispetto a questa operazione, che mi sembra anche sia un buon esempio di come in realtà l'intreccio sulle sessualità e i generi sia molto produttivo in termini politici se si vuole agire per quello che è, cioè se non si pensa di staccarlo e di diciamo lottare ognuno per il proprio angolino di riconoscimento e della propria lobby o della propria minoranza. Il queer aiuta molto in questo a collegare il postcoloniale discorsi sul genere, sulla sessualità e a far vedere la multidimensionalità di questi ambiti, no? Ed è proprio esattamente questo che rende produttivo e politicamente rilevante il tema, no? Ed è molto difficile anche nel contesto LGBT italiano, perché siamo così frustrati dal fatto che non c'è mai stato dato nulla, nel senso che nemmeno una leggina, qualsiasi bandiera di un governo di centrosinistra o di centrodestra, che molte parti del movimento sono disposte a tutto per avere un riconoscimento, sono disposte a sfilare in piazza con Alemanno, sono disposte ad andare a Casa Pound, sono state ormai disponibili a tutto. Penso che noi, con molta parte comunque, mi ribadisco, quindi non isolati del movimento LGBTQ, stiamo lavorando proprio per leggere criticamente questa deriva, per contrastarla, per riaffermare invece una dimensione in cui le nostre lotte per la nostra soggettività sono lotte per l'estensione della cittadinanza e comunque per un allargamento su tutti i piani e tutti i livelli delle identità, no? In questo senso ovviamente ritroviamo dentro al queer la dimensione sovversiva e anche conflittuale e di trasformazione sociale, che apparentemente invece sul piano teorico si perde, no? Cioè, o comunque sembra un qualcosa di molto astratto e molto depotenziato. Io volevo fare una domanda riguardo all'ultima parte dell'ultimo intervento, e cioè, riguardo a, soprattutto in questo paese,
il ruolo che l'istituzione della famiglia ha avuto, lo sappiamo benissimo. E io volevo capire il solco che ha creato appunto le nostre vite e anche la stessa economia, il ruolo posto all'altro familistico, cioè il ruolo della famiglia, come può essere scardinato dal concetto appunto di queer, ma soprattutto dalle vostre pratiche di inchiesta, laboratorio smascheramenti. E quindi come vi siete posti cioè il problema di trovare delle forme di lotta direttamente, immediatamente dalle pratiche di inchiesta riguardo per esempio alle tematiche del welfare, che in Italia, cioè soprattutto in Italia, si tratta principalmente della situazione italiana, visto che il welfare è demandato in larga parte in Italia alla famiglia, e noi studenti per esempio lo sappiamo bene, e come io volevo sapere, non a livello non soltanto concettuale teorico, ma come per voi si colloca proprio la pratica dell'inchiesta in questo senso, cioè come può dare la possibilità non soltanto di scoprire cose nuove riguardo alle difficoltà che il sistema di welfare italiano ha al momento, ma soprattutto come può essere subito evidentemente dispositivo, diciamo, conflittuale, cioè come possiamo trovare subito pratiche. Cioè noi abbiamo affrontato qua tante volte il problema del reddito minimo, però volevo sapere come si colloca la vostra posizione all'interno del laboratorio smascheramento e alle inchieste che fate su questo tema qua. Vabbè, adesso parlerò sempre io, perché le domande troppo politiche. No, diciamo, il tema per noi è stato, diciamo, rubando l'elaborazione alla Matrix, il reddito di autodeterminazione, cioè di rideclinare la questione del reddito in una dimensione di autodeterminazione della propria soggettività. Quindi pensare al reddito minimo non solo come una rete tra un lavoro precario e l'altro, ma pensarlo come un dispositivo di emancipazione dal contesto familiare. Ora, e questo probabilmente è quello su cui cercheremo anche di lavorare verso il 6 maggio, eccetera, cioè comunque quello che si è fatto, ma anche in un'area anche più vasta, perché comunque tutto il coordinamento, ad esempio facciamo Breccia, che ha lavorato sul versante laicità e autodeterminazione, ha molto analizzato questa dimensione del familismo, no? Che è appunto un po' la rete paternalistica e patriarcale che tiene sempre assoggettati i tutti i nostri sforzi di autodeterminazione, che siano sessuali e sociali insieme, no? Perché per me diciamo sono ovviamente coestensivi, nel senso che ci metto dentro tutto. L'idea appunto di ripensare allo strumento del reddito, che è stato pensato in ambito di movimento, insomma, da molto tempo in realtà, senza grandissimi esiti, però insomma è più importante avere una lettura per ripensare anche in termini concreti, no? Leggibili, quello che potrebbe essere una redistribuzione delle ricchezze e una modalità di circolazione diversa anche della produzione sociale. Sicuramente pensare al reddito di autodeterminazione per noi vuol dire mettere enfasi su quanto il fatto di a 17 anni, 18 anni uscire di casa e avere la possibilità di abitare da un'altra parte, farsi la propria vita, costruire la propria affettività, le proprie relazioni, è fondamentale. Cioè, per le soggettività LGBTQ è assolutamente fondamentale, nel senso che è ancora più incompatibile, diciamo, rispetto al contesto familista molte volte, ma direi che è fondamentale per tutti e per tutte, nel senso che è proprio anche la possibilità di pensare la propria vita al di fuori della cerchia familiare, perché molto spesso il lavoro, tutto gravita attorno all'inserimento sociale in questa società, va per famiglie, clientele, insomma veramente questo è il nucleo sia proprio del sottofondo cattolico e paramafioso che comunque c'è nella nostra cultura, cioè ci dobbiamo fare i conti, insomma.
per chi come me, per dire, sta da 20 anni in una città completamente slegata dal proprio contesto familiare, si tocca veramente con mano da una parte la potenzialità e dall'altra proprio i limiti, il limite e i blocchi, perché tu non conosci nessuno e quindi non sei nessuno, cioè nessuno può dire quello è un bravo ragazzo, quello, a parte che nessuno lo potrebbe dire assolutamente di me, però anche a casa, insomma, però insomma, è veramente difficile acquisire potere sociale al di fuori dei contesti familiari, quindi questa potrebbe essere un elemento che lega una serie di lotte sulla precarietà alle lotte di autodeterminazione in ambito di soggettività femminista e queer, insomma. Sì, mi veniva in mente che, allora, rispetto alla nostra inchiesta sulle relazioni, io credo che il senso che potrebbe avere è quello di semplicemente, anche solo semplicemente raccontandoci, raccontando che l'esperienza di chi, per esempio, cerca di costruire delle relazioni affettive al di fuori della monogamia obbligatoria, ma della monogamia obbligatoria, cioè rivendicandosela, non facendo, non faccio, non dico, piuttosto che l'esperienza di chi cerca di progettare, di costruire la propria vita, non in vista del un giorno troverò la persona giusta, ci compreremo un monolocale, ci sistemeremo lì dentro, forse anche se non avremo figli perché non avremo spazio in casa né soldi per mantenerli, ma comunque raggiungeremo questo avremo, avremo un cane, certo che il cane pure quello è lo standard, no? un segno, raggiungeremo questo standard della vita adulta, no? Io penso che ci siano molte più persone di quante generalmente si pensi che stanno, cercano, che nella loro vita mettono in pratica pratiche alternative a questi modelli, ma che non so come dire, non ci siamo mai guardati, non ce lo siamo mai rivendicato. E secondo me anche soltanto metterle insieme una accanto all'altra queste esperienze e farle parlare tra loro significa dare un senso politico a queste pratiche, se vogliamo micro, ma che comunque secondo me hanno un senso politico fortissimo oggi. E un'altra cosa che mi veniva in mente è che io, per esempio, ho molto apprezzato l'indizione di Il nostro tempo è adesso, perché nei discorsi sulla precarietà è molto facile, anche per fare un po' della demagogia del vittimismo, dire noi precari destinati a non riuscire mai a costruire una famiglia, non riusciremo mai a... Diciamoci che noi magari non la desideriamo neanche una famiglia, e questo non diminuisce il nostro diritto di aspirare a una autodeterminazione, appunto. Non è che io chiedo un reddito perché voglio potermi sposare e sfornare figli per la nazione, chiedo un reddito, punto. Idea del futuro, no? Questa idea di progettare che un domani io raggiungerò, no, io ora, cioè il modo in cui io vivo ora, voglio che sia vivibile, che sia, non so come dire, me lo rivendico, non è che sto aspettando un domani in cui sarò una persona più completa perché avrò accanto preferibilmente un compagno, però vabbè, anche una compagna, purché sia no? una coppia stabile e produttiva di, no? Normalità. Ecco. Io voglio fare una domanda molto banale, spero non troppo accademica, però ho sentito parlare di questo discorso e qui principalmente in questo ambito anglosassone. E quindi volevo chiedervi se, come era la traduzione del discorso qui invece in ambiente continentale, tedesco e soprattutto francese, nel senso che questa è la seconda domanda, cioè io ci sento molto un eco telesiano in parte nel discorso che fate, quindi se come vive questo rapporto con
con un ambito francese esiste un discorso interessante qui in ambito francese, e poi l'altra cosa proprio a partire da questo è il discorso che facevi tu del quiz come politica rivoluzionaria, nel senso se si può concepire da una parte il quiz come politica rivoluzionaria e dall'altra il quiz come una critica alla politica rivoluzionaria, nel senso che è rivoluzionario per eccellenza perché rifiuta la fissità, cioè rifiuta la possibilità di fissare, e quindi pone la trasformazione continua e il rifiuto di fissarsi una dimensione. Dall'altra evidentemente critica tutta la tradizione rivoluzionaria, che anche nelle sue espressioni più generose, penso diciamo dal sindacalismo rivoluzionario francese alle operaiste italiane, a pensare alla differenza in Italia, alle femministe italiane che dicevano contro l'universalismo noi poniamo la scissione del due, che poi più o meno si rifarà universale, e invece come dire, però questo mi pare anche una critica dirompente a tutto quello che è stata la politica rivoluzionaria più generosa nel Novecento. Quindi insomma come si pensa questo concetto, come si struttura questo concetto? Magari mi ripeti. Ok, allora io rispondo a una parte della domanda e poi altri cercano. Allora, sicuramente il rapporto fra il queer e la cultura francese è fortissimo, nel senso che è proprio la nascita del queer si deve all'influsso delle teorie francesi sull'università americana. E qui come teoria, diciamo, non il queer nella sua diciamo rivendicazione politica. Il queer come teoria nasce proprio dall'influsso delle teorie dei poststrutturalisti francesi nell'università americana, e da quello che poi gli americani ne rifaranno, ne useranno per con esiti molto, diciamo, alcuni anche abbastanza casi. Comunque voglio dire, sicuramente è stato fondamentale Foucault e la sua critica dell'ipotesi repressiva, il libretto della volontà di sapere, è stata proprio la svolta degli studi gay lesbici e l'inizio proprio della teoria queer, cioè l'idea di una che metteva ovviamente in crisi l'idea di una totale liberazione, e smontava anche l'idea appunto di una repressione della sessualità, ma vedeva invece una produttività del potere, non solo una diciamo repressione da parte del potere. Il potere produce. E poi rispetto al femminismo, certo c'è una tensione che è evidente, è proprio al femminismo della differenza, è al femminismo diciamo che il queer chiamerebbe essenzialista, cioè il problema per il queer è che le teorie femministe in Italia, il femminismo della differenza, credono ad una fondamentale differenza del femminile, che spesso è diciamo localizzata nel corpo femminile. Maschi e femmine sono diversi perché hanno dei corpi diversi, e questo per il queer è una naturalizzazione problematica, nel senso che il queer non è che disconosce l'importanza del corpo e della nostra dimensione incarnata. Questa è una critica che viene spesso mossa al queer, che è disincarnato, che è astratto, che è teorico. Può darsi che ci siano stati delle teorizzazioni che in effetti ponevano poco l'accento sulla dimensione corporea. Però in realtà ci sono state delle teoriche queer, io penso a Teresa De Laurentiis e a Judith Butler come due esempi contrastanti, nel senso che De Laurentiis invece ha sempre messo molto l'accento sul corpo come limite e come potenzialità, ma il corpo come dimensione ineludibile. Questo è un portato del femminismo, questo è ovviamente un'eredità fortissima del femminismo. Butler aveva scritto un libro che è stato molto criticato proprio per questa sua dimensione disincarnata, ma poi un po' aggiustato il tiro, e comunque Butler ha questo suo concetto della performance è stato importante, è stato molto importante, è stato una lente molto che ha veramente dato un'ottica nuova. Per esempio quanto queste teorie siano in opposizione fra loro, quanto sia vivo e acceso lo scontro, si può vedere pensando alla storia della traduzione di Gender Trouble, che è stato tradotto da pochissimo e che per molto tempo non è riuscito a filtrare in Italia, perché è stata una scelta abbastanza ovvia da parte di chi
è più radicato nelle istituzioni accademiche, nelle istituzioni in generale italiano, di una corrente del femminismo più radicata in Italia, che ha proprio fatto muro al diffondersi della teoria queer e quindi alla traduzione di Butler. Quindi ovviamente c'è ovviamente una dimensione di scontro, che però se, sì, ed è, io, non, cioè, io penso che debbano rimanere separati, perché in fondo parlano anche di cose diverse, cioè in fondo sono due ottiche che si intrecciano, ma sono diverse e parlano di cose diverse. Per quanto sia, ci siano dei dissidi di fondo abbastanza inconciliabili. Poi cos'altro vuol dire? Questo. Però dopo la traduzione post-strutturalista rimane forte il discorso qui in Francia. Sì, rimane forte. Per esempio in Francia, questa è un'altra cosa che volevo dire anche per rispondere alla ragazza che aveva parlato della whiteness, c'è ovviamente il queer ovviamente per sua natura interdisciplinare contamina un po' le discipline, è dentro e contro le discipline, ma cerca di contaminare un po' tutto. Per esempio gli studi sulla bianchezza sono ovviamente un ribaltamento interessantissimo, e anche lì c'è la critica queer dell'essenzialismo, nel senso che se la negritude aveva rappresentato l'idea di una essenza nera, di un soggetto nero del tutto autodeterminato e del tutto diverso, radicalmente diverso, sono stati moltissimi ovviamente i pensatori teorici che hanno poi invece riflettuto su quanto questo fosse uno scacco dal quale era difficile uscire. E per esempio adesso nell'ambito degli studi sull'etnia, la razza, e anche in ambito francese c'è una rilettura molto attenta di Fanon, il Fanon che le femministe per moltissimo hanno ovviamente e giustamente tacciato di misoginia e di omofobia, sta adesso essendo completamente riscoperto, riletto, però proprio per l'importanza che nelle riflessioni di Fanon hanno le riflessioni sulla sessualità, e non tanto i dannati della terra, che continua a rimanere un ottimo breviario della rivoluzione del terzo mondo, è giusto che lo sia, ma per il primo libro che era Pelle nera, maschere bianche, in cui sì, l'omofobia e la misoginia di Fanon sono evidenti, ma quella riflessione sulla sessualità e su come la sessualità si intreccia alla produzione di soggettività postcoloniali è fondamentale, interessantissima, ed è una cosa su cui adesso si sta molto, molto lavorando. E questo per esempio in ambito francese è una cosa che si sta facendo molto, questo legame fra Fanon e la teoria queer. Quindi c'è molto, sì, in Francia sicuramente è più attento che in Italia. Mi viene da aggiungere altri due riferimenti per il contesto europeo. Uno è Monique Wittig, che è abbastanza sintomatica di questo, cioè che è esule negli Stati Uniti, no? E che quindi l'importanza anche che l'elaborazione lesbo-femminista ha avuto nella teorizzazione qui, a partire da Teresa, De Laurentiis e Monique Wittig, ad esempio. L'altra è Braidotti, che molto elegantemente salva tutto il femminismo della differenza come mimetismo, diciamo, strategico, e poi inietta dosi quasi letali di Deleuze dentro questa cosa, nel senso cerca però di spostarlo salvando la differenza. Sono anche molto d'accordo con quello che diceva Goffredo sul fatto, più che due discorsi distinti, sono anche è anche una genealogia molto potente che si ristratifica, che si rilegge e si ricontestualizza, si riposiziona. Quindi per me è sempre stato molto difficile fare un discorso nel contesto come quello italiano di aperto conflitto rispetto al femminismo della differenza, nel senso che abbiamo sempre cercato di tematizzare un accanto, diciamo, al, cioè è possibile il 2, se è possibile il 2 sarà possibile il 3, il 4, il 5 fino all'N, no? Diciamo, potenzialmente è molto importante dire 2 contro l'1, forse è questa genealogia che io riconosco come fondante, per me è un inizio, cioè è un cominciare a combattere il monismo e l'universale neutro. Da lì tutta questa lavoro teorico e pratico
ha aperto tanti altri varchi che continuano accanto a questo, oltre questo, lo riattraversano, lo rileggono, lo... Certo, la percezione che alcuni contesti siano stati fortemente... abbiano svolto, perché poi appunto molto spesso alcune posizioni in determinati contesti svolgono oggettivamente poi un ruolo di chiusura o di apertura, ecco, questa seconda della singola studiosa di come si pone e di quali reti riesce a aprire o meno. Adesso siamo in una fase di recupero di Butler, perché? Perché la Butler dell'ultima fase, del post 11 settembre, diciamo, è molto più digeribile e diciamo rileggibile per il contesto italiano, quindi assistiamo a questo nuovo link su Butler. A me interessa questa molteplicità di discorsi, anche queste dissonanze, appunto, per citare sempre un altro testo che è fondamentale di Braidotti, che sono le dissonanze, sono anche questa, riflettono il fatto che le soggettività e le singolarità sono comunque in dissonanza, ma questo non vuol dire che siano in antagonismo o in contrapposizione l'una contro l'altra, armate, ecco. Questo dovrebbe servire a riaprire il dibattito, ecco. La mia difficoltà è quando gli spazi si chiudono, ecco, questo sì. Penso che adesso siamo in una fase invece di aperture, anche di, cioè, c'è stata anche una nuova ondata di femminismo, una nuova generazione, cioè le generazioni poi riattraversano, perché questi percorsi, queste genealogie si riproducono anche nella storia individuale, nella ricerca individuale. Penso che anche, non so, un recupero del discorso femminista possa essere fondamentale all'inizio, anche per chi poi fa un suo percorso del lesbismo, del queer o in tutte queste cose insieme, ecco. Questa risposta è più diplomatica. Vabbè, mo ve la devo dire questa cosa, anche se è una roba che io, cioè, che una cosa che sto leggendo adesso, che cui sto studiando, e non so se nemmeno, cioè, anzi, ve la lancio pure a voi. Perché comunque io penso, cioè, c'è un libro di Luisa Muraro, niente meno, dell'82, in cui io vedo molto questa cosa di dire c'è il 2, ma c'è anche il 3, il 4, il 5, e di vedere la faccenda non nel senso, non sull'asse metaforico, lei riprende Jacobson, l'asse metaforico e l'asse metonimico, ma su un piano metonimico, quindi valorizzando il passaggio, cioè la differenza non come due cose, bianco, nero, come due cose essenzialmente diverse, ma come un processo di passaggio dall'una all'altra. Quindi mi domando, c'era un tempo forse da qualche parte una potenzialità queer che poi sicuramente non è stata sviluppata, però non lo so. Io volevo fare una domanda su, appunto, lo spazio di rapporto che c'è tra le teorie queer e questo discorso sull'intersezionality, nel senso che al di là di tutta una serie di difficoltà di traduzione politica, non di poco conto, dell'oggetto della discussione, però è anche importante, io penso, avere un approccio in cui l'elemento teorico e l'elemento politico, appunto, si rimandano in continuazione, cioè fortunatamente ci prendiamo anche il tempo di una riflessione che allude a dei tentativi di individuazione di spazi, e da questo punto di vista, secondo me, spazio ce n'è tantissimo in questa fase, cioè ce n'è tantissimo per lasciarci alle spalle una serie di elementi di blocco, e c'è un grandissimo spazio di innovazione e di ricerca politica, almeno secondo me, poi magari mi sbaglio, però il nesso tra queer e intersectionality, perché mi pare un po' di capire che, cioè, esiste anche un po' un gioco che è, bene, ha poco senso leggere i terreni di confluenza in modo statico, cioè la razza, la classe, la sessualità, come, diciamo così, intellegibilità autosufficienti che poi magicamente si danno un incontro in avanti, no?
E però al contempo io mi trovo molto spesso in discussioni con compagni e compagni in cui c'è una gara al rovescio, cioè allora da principio dobbiamo mettere al centro il dispositivo di sessualità che legge la dimensione complessiva. Qualcun altro dice no ragazzi, non avete capito, è il dispositivo di classe che ridetermina il mondo. Qualcun altro dice no ragazzi, cioè è il dispositivo di etnia che ridetermina tutto. No vabbè, sembra una barzelletta, ma sono discussioni che io faccio con tanti compagni e tante compagne, cioè nel senso, bene, cioè, abbiamo assunto che l'intersectionality non è partire da, diciamo così, intellegibilità chiuse che poi magicamente si compongono. C'è una dimensione trasversale che attraversa questi ambiti alla radice, e poi però cioè, ci troviamo, come dire, dentro una gara nuova su qual è la razionalità egemone che regge il gioco. Cioè, non so come dire. Allora, partendo dal fatto che c'è un sacco di spazio interessante, pongo due questioni. La prima, credo che questo strano gioco, perfettamente riconosciuto e straordinariamente interessante, che è emerso stasera, è emerso una settimana fa qua dentro parlando di Du Bois e della questione della linea del colore. Un altro strano gioco che apparentemente non ha a che fare con questo, secondo me molto, lo condurremo con Paolo Virno, invito tutti a venire in questo posto il 30 di maggio perché parleremo di teoria dell'esodo, rapporto tra exit e voice, in cui pieno è il meccanismo tra pratiche di differimento, sottrazione, pratiche costituenti, dimensione collettiva e dimensione individuale, processi di micropolitica che poi si compongono e si concatenano con processi evidentemente più molari. Cioè io ci trovo di fondo uno straordinario interesse nel misurare la possibilità di affrontare questo gioco. Cioè, uno, voi avete la piena consapevolezza che al di là delle virtù del pensiero e dei concetti, molto spesso il due in questo mondo esiste. Cioè, il due in questo mondo esiste a partire dal fatto che non può essere un libro e non può essere una discussione che elimina, trancia, distrugge, abbatte gli elementi di gerarchizzazione, distribuzione differenziale della società che, ci piaccia o meno, hanno una forza di organizzazione della società. Contemporaneamente c'è questa dimensione in cui si dice N-1, Deleuze, no? N-1, ritradotto, ridefinito, giocato in diverse razionalità di interpretazione della vita, del sé, del mondo, del rapporto del sé con gli altri. Contemporaneamente però si dice una dimensione dentro la quale il riconoscimento delle disparità, delle distribuzioni differenziali non deve venire meno. Allora, io penso che evidentemente questo discorso tra queer e intersectionality possa essere molto produttivo da questo punto di vista. Più in generale, quel campo di ricerca, e anche qua si dice una parola e con una parola si dice tutto e nulla. La parola in questione è produzione di soggettività. Vuol dire tutto e non vuol dire niente. Un'altra parola che a volte dice delle robe, a volte sul terreno della produzione di soggettività rischia di essere un suo equivalente, è la parola comune, no? Cioè in qualche modo ci permettano una messa tra parentesi di un passato, diciamo, non più riproducibile, un passato in cui l'oscillazione necessaria appunto tra separatismo e processi di ricomposizione temporalmente differiti. Io su questo sono molto d'accordo, però credo anche che effettivamente molto spesso, al di là dei canoni teorici che provano in qualche modo a trascriverle nei concetti, ci sia un sentimento, consapevolezza che ad esempio fa dire io non mi presto a certe cose pur partendo dal dispositivo di sessualità. Cioè non so, cioè che dentro di noi, e questo noi è un dialogo con tanti compagni, come siete compagni, compagni, attivisti, come siete voi e sono tanti altri in altri contesti, esista in qualche modo qualcosa che non è ancora stato concettualizzato, ma che poi nella nostra pratica quotidiana di vita o militante
in qualche modo alluda a una dimensione dentro la quale uno strato di consapevolezza sia con noi mentre portiamo avanti anche dei pezzettini di percorso, dei frammenti che partono da degli elementi di parzialità. Nel vostro caso voi dite: io comincio la sfida di una pratica politica collettiva mettendo al centro il dispositivo di sessualità, tanti altri mi potrebbero dire mettendo al centro il dispositivo differenziale di classe, tanti altri mi potrebbero dire mettendo al centro l'elemento in cui l'etnia è giocata come differenziale. Però su questo noi abbiamo anche a disposizione, io credo, non solo gli esperimenti che nella pratica possiamo far vivere, ma anche un grosso tentativo di rilettura anche di queste storie, che molto spesso sono anche storie di separatismo, di conflitti che si danno dentro queste sedimentazioni differenziali, nelle quali c'è una grossa voglia di rileggere non necessariamente questa oscillazione tra separatismo e terreno di composizione come una possibilità che si è data necessariamente storicamente. Cioè c'è un grosso tentativo negli studi sulla linea del colore a vedere dove Fanon o Du Bois hanno degli elementi di oscillazione. C'è un grosso tentativo, l'intervento che hai fatto tu ora rispetto alla Muraro, a vedere alternative possibili in storie che, ragazzi, non sono solo storie teoriche, cioè sono storie che alludono a una dimensione di conflitto con la famiglia per determinare uno spazio di autodeterminazione del femminile, conflitto sulla linea della whiteness per definire attorno alla negritudine o una condizione di possibilità di allargamento della vita, cioè conflitto dentro la dimensione del lavoro per dire che esattamente quel posto in cui ci vogliono rimandare, Tremonti, Sacconi, non so se avete letto il dibattito di questo giorno, io non riesco a pensare ad altro, cioè che mio nonno faceva il bracciante agricolo, i miei genitori per buona parte della vita facevano gli operai, mo adesso il futuro di una composizione che si è guadagnata uno spazio aperto dalle lotte di mobilità del lavoro, delle esperienze di vita, di accesso alla formazione, di accesso alla sperimentazione della propria vita con elementi di dinamismo ben altri, dobbiamo tornare a lavorare in fabbrica e quant'altro, no? Ma questo voglio dire, io sento questa tensione, sento questi due poli, cioè da un lato una consapevolezza anche nuova del fatto che tra il queer e l'intersectionality possano aprirsi dei terreni di sperimentazione teorica interessanti, e dall'altro un po' il blocco che è un po' poi la gara a qual è l'elemento di partenza che dà un senso all'intersectionality o al queer, anche perché poi il queer sempre più sta venendo utilizzato, anche sganciato dalla centralità del dispositivo di sessualità, sempre più la parola queer evoca in termini complessivi i dispositivi di produzione di soggettività. Allora, su questo, bello, viva, bellissimo, N-1, nomadismo e come discorso complessivo, però in qualche modo l'elogio del divenire, che è una condizione di possibilità e di scommessa delle pratiche di vita e delle pratiche politiche, cioè senza quello non si campa, non si scommette, non si immagina, non si agisce e non si colloca nemmeno anche la nostra esperienza dentro a il tentativo di forzarla in qualche modo. Però forse sarebbe in qualche modo opportuno trovare tanti altri momenti come questo in cui, a partire da esperienze di vite, esperienze teoriche, esperienze militanti che mettono al centro il senso di mettersi in gioco a partire dalla centralità delle pratiche sessuali, delle pratiche di classe, delle pratiche che alludono a un conflitto sulla questione della razza, esista in qualche modo la piena consapevolezza del parlarsi, perché poi invece io penso che, sganciato da un discorso teorico, questa consapevolezza poi, quando non so, Barclay incontra antagonismo gay, ci sia a 3000, non so come dire, forse sono stato poco chiaro, scusatemi, ma era quello che volevo dire. No, sei stato chiaro. Sì, la questione cioè, che apparentemente appunto sul piano teorico funziona, nel senso che abbiamo tutti gli strumenti per, diventa le forme dell'incontro, le forme della costruzione e le forme dell'interazione, no? Proprio perché, vabbè, io individualmente e anche con il collettivo ho sempre cercato di farlo, ma a volte anche
anche proprio individualmente, nel senso che come mio percorso, mia formazione eccetera, ho sempre attraversato ambiti diversi di movimento e ho sempre cercato comunque di, cioè mi è sempre interessato molto più la contaminazione degli ambiti, ma non per un diciamo così feticcio della contaminazione, ma proprio l'intersezione tra le varie lotte, piuttosto che il mio lavoro di autocostruzione identitaria o del mio angolino sul quale avere la mia rendita personale di accumulo di credenziali politiche eccetera. E questo è stato molto faticoso, nel senso che poi negli anni si sono dati svariati momenti, svariati contesti in cui con, penso, praticamente ogni area possibile e immaginabile di questo movimento, che per me è comunque un movimento, cioè comunque io ci metto dentro tutti e tutte, penso che molte pratiche differenti che abitano anche solo guardando questa città, che comunque è un laboratorio interessante, che resta interessante, abbiamo sempre cercato, anche la nostra pratica dell'inchiesta era stato anche un tentativo di intersecare gli spazi e le aree, ognuna con le sue priorità e le sue parole d'ordine, per vedere che cosa c'è sotto, che cosa si muove al di là, che cosa si sposta. Non lo so, è sempre molto difficile per me percepire quando c'è un lavoro politico comune o quando c'è il bisogno di un determinato momento di attraversare quel discorso, cioè per noi è molto difficile, c'è un po' anche una paranoia se vuoi, però non è del tutto ingiustificata, che la riappropriazione di tutto quello che è il percorso LGBT e femminista ovviamente sia in campo da molte parti, cioè che proprio perché, ma sia dal lato del potere che dal lato del contropotere o comunque delle soggettività in lotta eccetera, proprio perché è evidente a tutti e a tutte che questa intersezione c'è, è reale, e quindi tu non puoi fare un discorso, quasi non riesci a fare un discorso di classe in questo momento o un discorso sulla soggettività migrante eludendo tutti gli altri livelli, ma non perché devi per forza essere tuttologo, ma perché questi assi differenziali si intrecciano nella realtà, e se tu vuoi lavorare su quella realtà devi leggere per quello che è, cioè non puoi sovrapporre il tuo paradigma monolitico su quella realtà, insomma, o anche non monolitico, cioè per quanto elaborato e complesso, però con una sua gerarchizzazione precisa, che è le priorità sono queste, queste e queste, poi sotto ci mettiamo anche gli altri temi secondari. Ora, penso che noi siamo in una fase veramente nuova da questo punto di vista, forse non è ancora del tutto sedimentata questo accumulo e questa intersezione proprio di saperi e di sensibilità, e però ci siamo vicini, siamo molto più vicini che negli anni 70, cioè siamo molto più vicini che in tutto quello che noi esaltiamo nel nostro altarino del grande periodo rivoluzionario, in cui in realtà tutte si massacravano di botte, le femministe buttavano fuori le trans dal Pompeo Magno di Roma, gli autonomi cacciavano le froce, oppure l'une, cioè veramente insomma erano solo ammazzate alla fine, mentre noi realizziamo come periodo massimo, ma io non sarei sopravvissuto un minuto negli anni 70 ad esempio, perché proprio per la mia impossibilità, incapacità di stare dentro a una struttura leninista o a un qualcosa che comunque anche nel mio bisogno di avere organizzazione, di avere capacità di mobilitazione, cioè di chiedere anche struttura, ma delle strutture abitabili, sostenibili e abitabili dalle diversità, e quindi anche mobili, dei dispositivi un po' più di lotta, un po' più fluidi, ecco. Siamo vicini a questo e sicuramente siamo più vicini qua dentro che altrove magari, ecco, questo cioè, ce lo possiamo riconoscere, nel senso che forse la mia esperienza di innamoramento, perché poi io vado a cicli diciamo più romantica, è stata quella verso questo collettivo di filosofia che c'era allora, che poi sono pochi anni fa in realtà, però gli anni passano velocemente, che per la prima volta vedevo era composta da gente che aveva intanto aveva le stesse letture, cioè aveva letto molto più di me le teorie queer ad esempio, quindi
tanto di cappello, dico, manco sei costretto, manco c'è che l'ordine medico, non è un lavoro di neanche di autocura del tuo disagio psichico, lo fai proprio perché ti piace, trovi che lì dentro, che leggere Braidotti in quel momento, a leggere Butler ti dà gioia, e quindi completamente travolto da questa cosa. E questo è un dato nuovo, cioè un dato nuovo, perché è lì che bisogna lavorare, insomma. Non lo so, troviamo, bisogna trovare le forme, ecco, a volte non c'è la forza, diciamo, nel senso che poi ognuno ha ricacciato nei suoi ambiti, per noi anche sopravvivere alla ferocia del mondo, del contesto LGBT con le sue modalità interne di, diciamo, racket, ognuno dei suoi spazi e dei suoi spazi politici, è già molto difficile, ad esempio, quindi io, per dire, impiego tre quarti della mia vita a non farmi massacrare o farmi fare a pezzi da chi ha deciso che non ci può essere altro discorso su Bologna che non sia la Cigay, per dire. E questo impegna già un grosso, nonostante io non abbia voglia neanche, diciamo, di mettermi a contestare, diciamo, il lavoro politico di Arcigay, lo riconosca in pieno per quello che è e lo anche sostenga, capito? Perché mi interessa anche un tipo di discorso di quel tipo, cioè lo ritengo assolutamente legittimo con la sua validità politica. È ovvio che ci siano persone che giustamente chiedono il riconoscimento dei propri diritti, punto. Cioè, perché la borghesia, le froce borghesi esistono, cioè non è che non, cioè nel senso, e giustamente vogliono gestire le loro proprietà con l'agio e senza essere stigmatizzate o senza rischiare di uscire di casa e essere massacrate di botte, perché poi ti può succedere comunque, anche se sei, appartieni a classi privilegiate, no? Questa è poi l'assurdità per cui vieni comunque minorizzato su alcuni assi che ti costituiscono in ogni caso, no? Quindi c'è qualcosa in comune, ma altre cose che no, non sono in comune, ecco, insomma, no? Per dire. E quindi, così come tra di noi, forse possono circolare più cose che altrove o che anche nello stesso movimento LGBT. Cioè, forse siamo veramente in una fase in cui conta la nostra capacità di ripensare le forme dell'agire politico, ma neanche tanto pensandoci troppo, cioè riagire delle forme diverse di agire politico e di ricomposizione, perché tutti i tentativi di ricomposizione, almeno che ho vissuto io a mia memoria, diciamo, a un certo punto io sentivo soffocare e capivo che non erano esattamente quello che desideravo e quello anche che è necessario fare, ecco, al di là del protagonismo di alcuni soggetti, di alcuni movimenti, di alcune aree o di alcune anche visioni semplicistiche, poi alla fine, di come le soggettività sociali e politiche si producono, si riproducono, si alleano e cambiano i contesti, ecco. Quindi non ho esattamente l'elaborazione della risposta per farlo, so però esattamente tutti i fallimenti, tutte le cose che andrebbero anche evitate, quelle che vanno assolutamente non fatte, eccetera. Quindi abbiamo già tutta una serie di... l'arte del fallimento è anche questo, abbiamo portato qui un altro libricino molto carino di Judith Halberstam in cui c'è proprio tutta la teorizzazione dell'arte del fallimento, cioè riuscire a, nel nostro fallire, perché insomma, falliremo, voi lo sapete, nel senso che la nostra società non sarà esattamente come la diciamo, prevediamo qui dentro, non sarà esattamente, però sarà molto diversa da questa se altri contesti come questo riusciranno a mettere in campo delle pratiche trasformative. Questo io penso che sia reale, concreto, insomma. Altrimenti non sarei qui dopo 20 anni, insomma, e prenderei un cane, andrei a sentire il cane. Ho trovato il metro. Vedi, ti lascio la cosa. Dai, devo chiedere. E ora devo.